Ciao, buongiorno a tutti. Siamo qui al Centro Maria Letizia Verga con il Presidente Verga. Si è conclusa la gara di solidarietà per il centro. Consegniamo ufficialmente i doni, sono oltre 1000. Alessio, il papà di Jacopo, se vi ricordate il bambino mascotte della maratona di solidarietà del Centro Verga. Alessio, come sta Jacopo? Buongiorno innanzitutto a tutti. Jacopo, grazie a Dio, sta molto bene, stiamo andando avanti con il percorso. Siamo praticamente in una fase quasi, diciamo, finale prima del mantenimento. E gli sono piaciuti a Jacopo la maglietta, il pallone? Assolutamente strafelice, perché è andato proprio fuori di sé. Essendo comunque bianconeri di famiglia sfegatata, insomma, non poteva esserci che regalo migliore. Continuiamo con Centro Maria Letizia Verga a voler fare qualcosa per questi bambini. E quindi abbiamo deciso di partecipare alla Milano Marathon il 7 aprile. Avremo 3 staffette e CERVED regalerà la partecipazione, quindi contribuirà direttamente al Centro Maria Letizia Verga e ai suoi progetti futuri, e dall'altra parte tutti noi dovremo donare qualcosa a queste staffette di nuovo per alimentare la speranza che in questo centro si respira. Grazie. Invece noi la ringraziamo per averci dato l'opportunità di ricordare che nella vita di ciascuno di noi c'è tempo e spazio per sognare, e che i sogni si realizzano attraverso anche un piccolo grande gesto di solidarietà. Quindi grazie di cuore. Grazie a tutti. Un ringraziamento da parte mio e di mia moglie come genitori di Jacopo a tutti voi, perché siete delle persone fantastiche. Colgo l'occasione per ringraziare a nome di CERVED e tutti i nostri colleghi che hanno contribuito con entusiasmo a questa bellissima gara di solidarietà. Ma con oggi l'iniziativa di solidarietà non termina. A breve ci saranno aggiornamenti, ma partirà una nuova gara di solidarietà. Possiamo solo svelare il nome, c'è posta per CERVED, quindi stay tuned e a breve. Ciao. Grazie proprio, perché ne abbiamo bisogno.